Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». Sorelle e fratelli carissimi, siamo alla quinta domenica del tempo ordinario e in questa domenica il Signore ci dice in che modo possiamo concretizzare le beatitudini che domenica scorsa ci ha fatto ascoltare sul monte. Le beatitudini, infatti, non servono soltanto per la nostra vita spirituale personale, ma servono per trasformare il tessuto della comunità ecclesiale e della comunità civile. La logica delle beatitudini deve penetrare il modo di vivere della Chiesa e dell'umanità per fare di essa la sposa di Cristo senza macchia né ruga né alcunché di simile e una società nuova, una terra nuova e cieli nuovi. Per cui dobbiamo far scendere nella pianura, come abbiamo detto domenica scorsa, ciò che abbiamo ascoltato sul monte. Per farci comprendere il modo, Gesù utilizza due immagini che voi vedete qui davanti a me. Gesù ci dice di essere sale, Gesù ci dice di essere luce. Attraverso queste due immagini noi non possiamo sbagliare nel nostro modo di vivere le beatitudini. Certo, non sarà semplice, avremo sempre delle difficoltà perché la pianura non vuole ascoltare la logica del discorso della montagna, perché le persone, sia dentro la chiesa che fuori di essa, pensano, parlano e vivono in modo diverso dalla proposta di Gesù. Ma noi abbiamo il dovere di dare loro delle risposte, abbiamo il dovere di annunciare loro la sapienza che il Signore è venuto a portarci e la luce che unica sconfigge le tenebre del nostro cuore e del mondo intero. Il sale è importante oggi, ma lo era ancora di più nell'antichità. Dal sale deriva la parola salario. Le persone venivano pagate con il sale ed era così prezioso il sale che ad esso fu dedicata una strada, la via Salaria appunto, e anche oggi quando qualcosa è molto costoso noi diciamo che è salato. Se andiamo al ristorante e ci portano un conto elevato noi diciamo che è un conto salato. E anche in altri modi di esprimerci utilizziamo questa immagine, questa metafora. Nell'antichità poi il sale serviva soprattutto per dare sapore e per conservare, ma non solo per questo, aveva degli usi anche simbolici che partivano dall'uso materiale del sale stesso. Significava dare sapore alla vita. Anche oggi noi diciamo che una persona ha sale in testa se è particolarmente intelligente, se fa discorsi particolarmente saggi. E serviva anche nei battesimi per dare sapore alla vita spirituale di figlio di Dio che con il battesimo veniva donato e serviva anche negli esorcismi e serviva in tutte quelle situazioni in cui bisognava eliminare la corruzione, ciò che andava a male nella vita delle persone.
Pensate che anche nello sport a volte si vedono persone che gettano il sale dietro la porta della propria squadra o sul proprio campo sportivo proprio per allontanare ciò che potrebbe corrompere, che potrebbe far andare a male in quella partita, in quel momento agonistico. Quindi dare il sapore. Ma perché il sale possa dare sapore, deve stare in mezzo ai cibi, in mezzo alle vivande. Così il cristiano, per dare sapore, deve stare in mezzo ai suoi fratelli e alle sue sorelle, deve stare in mezzo all'intera umanità, vincendo una doppia paura, quella della propria incoerenza. Tutti quanti noi non siamo sempre capaci di dare il sapore del Vangelo alla Chiesa e alla società in cui viviamo, e il timore di essere derisi in modo particolare da chi non la pensa come noi. Del resto questa cosa capitò anche a San Paolo quando fece il suo discorso nell'Areopago di Atene. Quando annunciò la risurrezione di Gesù, le persone che lo ascoltavano, i saggi di quella città, i filosofi, i sapienti di quella città, gli dissero: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Potrà capitare a me e a voi, fratelli e sorelle carissime, che qualcuno ci dica: non ti vogliamo ascoltare, non abbiamo bisogno del tuo sapore, del sapore di Cristo. A noi spetta solo il compito di ricordare che senza il sapore di Cristo, che senza il sapore del Vangelo, la vita ha poco senso. La vita ha una direzione che rischia l'inutilità. Potrà avere tutti i progetti di corto respiro, a breve termine. Potremo certamente godere delle bellezze della vita, ma non avere un progetto che duri per la nostra intera esistenza. Già il libro del Coelet nel Vecchio Testamento ci ricordava che se uno non ha la sapienza del Signore, se non ha, come vedremo fra poco, la luce dello Spirito Santo, potrà godere del cibo e del buon vino, potrà godere di qualche piacere nella vita, ma poi dovrà dire: tutto è vanità. Il mondo, la vita, è vanità delle vanità. Quindi impariamo a dare sapore stando in mezzo e impariamo ad aiutare le persone affinché conservino ciò che di buono è nel loro cuore, ciò che di bello è nella loro vita. Come il sale serviva a conservare gli alimenti, addirittura i cadaveri, veniva usato anche nella mummificazione nell'Egitto e in altri luoghi del mondo antico, così dal punto di vista umano e spirituale il sale deve conservare i valori, il sale deve custodire dalla corruzione, simbolicamente parlando. Oggi è anche la giornata della vita. Essere sale della terra significa ricordare il valore intangibile della vita, dal momento del concepimento fino alla morte naturale. Oggi è un mondo in cui la vita dell'uomo spesso non viene valutata per quello che è. Non si calcola la vita dei poveri, non si calcola la vita degli ammalati, non si calcola la vita di chiunque ha qualche tipo di problema, non si calcola la vita dei carcerati, non si calcola la vita dei lavoratori. Essere sale significa aiutare la Chiesa e il mondo a recuperare, a mantenere, a custodire il valore della vita e il valore delle altre realtà. Oggi noi dovremmo essere sale anche conservando e confermando il valore del matrimonio, il valore dell'unione fra un uomo e una donna, il valore dell'apertura alla vita, la fedeltà, il rispetto delle persone. E poi il Signore Gesù ci dice che dobbiamo essere luce. La luce è la prima realtà che nella creazione Dio mette in essere. La luce è l'identità stessa di Dio.
C'è un salmo che afferma che Dio è rivestito di luce come di un manto, e c'è un altro salmo che dice che luce ai miei passi, lampada sul mio cammino è la parola. Luce è la caratteristica principale di Dio e deve essere la nostra principale caratteristica. Non è importante che sia una piccola luce come quella che vedete qui sul tavolo. L'importante è che riesca a vincere anche il buio più fitto. Noi credenti dobbiamo essere nel mondo una luce, per quanto fioca, ma che permette di rompere le tenebre del mondo. E Gesù ci dice che noi siamo sale, siamo luce, non che lo diventeremo, non che ci dovremo sforzare per esserlo, lo siamo già, dobbiamo semplicemente realizzare ciò che siamo, diventare ciò che siamo, credendo in ciò che siamo. La luce può essere spenta con un non nulla, con un soffio, però deve esserci, e se per caso la luce viene spenta, la dobbiamo riaccendere, così come se si dovesse correre il rischio di perdere il sapore, dobbiamo recuperare questo sapore nell'ascolto della parola e mettendo in pratica la parola, che è appunto il sale della nostra vita, che è la luce per i nostri passi. La luce, naturalmente, non può essere nascosta. La luce deve essere messa in alto, non può essere messa nel moggio. Il moggio è una parola che noi oggi non usiamo più. Era una unità di misura. Era l'unità di misura con cui si contava il grano, in modo particolare, e gli altri cereali. Ma simbolicamente è come se Gesù ci dicesse: voi non potete mettere sul Vangelo, sul sapore del Vangelo, sulla luce che porta il Vangelo, il criterio umano, il modo di misurare umano. Il sapore di Cristo, la luce di Cristo devono essere evidenti su tutto, devono essere evidenti davanti a tutto. Questo però non per essere lodati, questo non per farci vedere. Gesù più volte ci ha detto: non suonate la tromba quando fate l'elemosina, non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra, non fate le cose per essere lodate dagli uomini, ma perché attraverso il nostro essere sale, attraverso il nostro essere luce, possa essere lodato Dio, possano essere manifestate le opere di Dio attraverso le nostre opere. Chi vede noi deve vedere Dio, chi sente noi deve sentire Dio. Diventiamo strumento attraverso il quale il Signore può dare sapore al mondo, diventiamo strumento attraverso il quale il Signore può dare luce al mondo. E come il sale conserva per sempre, così noi conserviamo per sempre la nostra alleanza con il Signore, proprio per essere sale della terra e luce del mondo.